Coach Antonio Alba, vigilia di partenza per la, anche per la rappresentativa femminile verso Roma, verso il trofeo delle regioni. Una formula particolare per cercare di fare bene, occorrerà una partenza a sprint o comunque una partenza decisa contro un raggruppamento che all'inizio dovrebbe proporre squadre più o meno allo stesso livello della nostra rappresentativa. Sì, una formula, uso un termine, democratica, diciamo così, che prevede questa prima fase in cui si incontra con le squadre del rispettivo girone e poi subito con, chiamiamole quelle di fascia A, cioè le regioni che notoriamente, potendo contare su un bagaglio numerico ben più sostenuto rispetto alle regioni un po' più piccole, ci si gioca insomma questa opportunità di entrare nelle prime otto. Noi non siamo presuntuosi, di certo non guardiamo mai i risultati, però credo che il settore a squadre quest'anno ha pensato bene di poter mischiare un po' le carte, dando un po' di pepe alla manifestazione, soprattutto rendendo più impegnativo il percorso delle atlete durante i 6 giorni e non il solito schematico girone dove poi ti vai a giocare la posizione con le altre che hanno fatto o peggio o poco meglio di te. Sarà molto interessante, sono contento perché le atlete potranno misurarsi sempre con realtà diverse, quindi comprendere loro stesse quanto è importante un determinato lavoro e che cosa significa confrontarsi con atlete che lavorano magari a un'intensità migliore della nostra. Quali sono le caratteristiche, se ci sono, di caratteristiche peculiari della rappresentativa femminile che andrà a disputare il trofeo delle regioni? È una domanda difficile. Allora, caratteristiche è difficile trovarle perché di anno in anno le caratteristiche delle atlete cambiano. Se devo fare un ragionamento un po' fisico, un po' tecnico rispetto alle annate precedenti, possiamo contare su una rappresentativa che è fisicamente prestante. Dal lato tecnico questo porta ad essere un pochino più lente, forse ancora a livello di prontezza, di capacità di anticipazione qualcosa in meno rispetto agli altri anni, però ci sono delle punte secondo me importanti e ce lo dimostra magari il fatto che abbiamo una squadra che arriva a fare le fasi nazionali, che è il Class Taranto, e all'interno della rappresentativa ci sono 3-4 atlete che fanno parte di quella selezione, quindi magari queste atlete possono avere nel loro bagaglio tecnico qualcosa in più da dimostrare. Coach Lotto Tesoriere, siamo alla vigilia della partenza del trofeo delle regioni, partenza anche per la rappresentativa maschile che comincerà il torneo contro squadre che ha già affrontato in precedenti verifiche. Sì, abbiamo nel girone Lazio e Marche che abbiamo incontrato a inizio mese nel torneo di Perugia, nel Gran Gala dell'Umbria. Sicuramente sono due squadre forti, però abbiamo dimostrato di metterli in difficoltà, che è stato un bel segnale per noi, per i ragazzi e per il movimento pugliese. Quindi abbiamo l'aspettativa di andare lì e confermare quanto di buono ho fatto all'ultimo torneo, benché poi il risultato finale delle partite non ci ha dato ragione. Con la consapevolezza che questo gruppo 2001 è un buon gruppo, lo sta dimostrando anche il campionato Elite Puglia che ci sta dando belle partite, sta dimostrando un livello migliore rispetto all'ultimo anno. Questo soprattutto sia grazie al lavoro degli allenatori, sia al fatto che abbiamo qualche ragazzo in questo momento fisicamente più pronto. Quindi abbiamo questa aspettativa insieme al fatto che comunque speriamo poi di crescere, di crescere giorno per giorno in questo torneo e di affrontare al meglio il fatto che si giochi una partita al giorno. Per questi ragazzi sicuramente un'esperienza nuova, visto che nei tornei l'hanno provato ma solo per un weekend, quindi dobbiamo anche rispondere bene sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale a questo stress ai quali i ragazzi saranno sottoposti, con la voglia di portare a casa una bella esperienza.